Uno dei temi centrali, lo abbiamo detto, è appunto quello del cambiamento climatico e dell'utilizzo delle nuove tecnologie per capire i cambiamenti climatici e gestirli. Allora vi raccontiamo adesso come si traduce il cambiamento climatico su un territorio flagellato, soprattutto ultimamente quello della Toscana, un territorio con tanta voglia di riscatto, quindi come arriva il cambiamento climatico, i danni che porta, ma anche la resilienza e la voglia di cambiamento. Seguiamo Felicita Pistilli. Le radici ancora coperte dal fango dell'alluvione di maggio 2023, Arturo, produttore di castagne come suo nonno e come suo padre, ci mostra alberi secolari che non hanno più frutti. Qui è franato tutto, si è staccato un fronte di terreno che ha praticamente compromesso tutto l'apparato radicale delle piante. Travolte dalle frane sotto il peso di una pioggia mai vista. Gli eventi meteo estremi nel Mugello hanno messo in pericolo la produzione dei marroni IGP, il prodotto di un territorio che vive aggrappato alla sua tipicità. Se si perdono le castagne, si perdono anche i residenti, che qua su in Appennino sono già pochi. Lo spopolamento perché? Perché il cambiamento climatico tende a far diminuire la produttività di questi castagni da frutto. Giacomo ci accoglie nel suo agriturismo, ci prepara il piatto tipico del Mugello, tortelli ripieni di patate, quella tradizione che per lui è diventata una scelta di vita. Primo della sua famiglia a dedicarsi all'agricoltura, coltiva appunto patate e varietà laterina che si trova solo in questa zona, ma quest'anno la produzione ha subito un calo del 40%. Dovuto appunto al forte riscaldamento che si ha durante le ore del giorno. Temperature troppo alte, basta guardare il terreno, è piovuto 2 giorni fa ed è già secco per capire che la scelta di Giacomo oggi è piuttosto una scommessa. Queste sono le mie noccioline. In provincia di Livorno Marco coltiva arachidi, mi hanno preso tutti per pazzo, dice. Perché questa è zona da pomodoro, da ortaggi, questo è l'orto della Toscana. 5 ettari di terreno, 100 quintali di noccioline l'anno, senza bisogno di irrigare. Ci sono terreni caldi e c'è poco apporto di acqua, infatti l'arachide non vuole molta, molta acqua. Il caldo per Marco non è un problema, la siccità non fa paura alla sua produzione. I cambiamenti climatici ridisegnano queste campagne, qui noccioline, a un passo dagli ulivi.